Una marcia per dire no alle mafie ha unito idealmente lo scorso 21 marzo 4.000 luoghi in tutta Italia e almeno 500.000 persone. Si è contraddistinta così la 22esima giornata della memoria dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che in Piemonte si è svolta a Verbania e ha visto partecipare circa 8.000 persone. La manifestazione organizzata da Libera è stata sostenuta anche dal Consiglio regionale con l'Osservatorio sul fenomeno dell'usura. Hanno partecipato i consiglieri Giorgio Bertola, delegato all'Osservatorio, e Domenico Rossi, che si sono avvicendati sul palco con il vicepresidente della Giunta regionale Aldo Reschigna, l'ex procuratore della Repubblica Giancarlo Caselli e altri esponenti delle istituzioni e della società civile per leggere i nomi delle quasi 900 vittime delle mafie. Oggi qui a Verbania uno straordinario spettacolo di folla, ma soprattutto di giovani. Partecipi perché sanno che c'è un velo di tristezza perché ricordare le vittime di mafia. A questo velo di tristezza si aggiunge l'entusiasmo, la volontà, la forza di imparare anche dal sacrificio di tante persone per ottenere qualcosa di positivo per la collettività e quindi per tutti quanti noi. Meno mafia, meno corruzione, meno evasione fiscale, più risorse, mezzi a disposizione. La legalità non è un concetto astratto, l'antimafia non è una cosa da guardie e ladri, sono tutte cose che ci servono, se si realizzano sono un vantaggio per noi, sono per il futuro dei giovani una garanzia che questo futuro potrà essere migliore. Come tutti i 21 di marzo le istituzioni si collegano alla società civile per dire tutti insieme no alle mafie e per trasformare la memoria in un impegno collettivo affinché la società sia sempre più libera dalle mafie, sia alternativa alle mafie. Una società che vediamo già realizzata in quella che è la nostra Costituzione, che noi dobbiamo mettere in pratica. Quest'anno è un anno anche particolare perché anche il Parlamento finalmente ha riconosciuto il 21 di marzo come giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. La Regione Piemonte lo ha già fatto anni fa con la legge 14 del 2007. Siamo contenti che anche a livello nazionale finalmente ci sia stato questo importante riconoscimento. Siamo qui per testimoniare l'impegno dell'istituzione Consiglio regionale per il contrasto alla criminalità organizzata con le sue iniziative legislative, con la sua commissione speciale per la promozione della legalità e col suo osservatorio sul fenomeno dell'usura per il quale ho le deleghe dell'ufficio di presidenza.